Grande successo per la cerimonia alle Fonti Awards Diritto Penale, svoltasi lo scorso venerdì 25 maggio 2018 a Palazzo Mezzanotte, nella splendida cornice di Borsa Italiana, con il patrocinio di Commissione Europea. La serata dedicata interamente ai penalisti, i principi del foro. Tra i momenti clou, la standing ovation per Angelo Giarda, dello studio legale Giarda, che nella commozione generale ha ricevuto il premio alla carriera. Avvocato dell'anno. Diritto penale ambientale, il premio viene assegnato a Giuseppe Fornari di Fornari e Associati. Per essere un professionista carismatico, in grado di rappresentare società e le sue figure apicali nei principali procedimenti penali collegati alla normativa sull'inquinamento, anche su scala internazionale, per l'importante contributo alla cultura legale italiana in tale materia, grazie a convegni dedicati di alto valore aggiunto. Complimenti, complimenti avvocato. Avvocato dell'anno, diritto penale ambientale, Giuseppe Fornari. Dell'anno diritto penale finanziario, il premio viene assegnato a Fornari e Associati per la consolidata esperienza nell'assistenza di istituti di credito nazionali ed esteri e di società quotate sulle tematiche del diritto penale bancario e dei mercati finanziari, per aver difeso i clienti in alcuni dei procedimenti penali di maggior rilevanza mediatica in Italia, ottenendo importanti risultati. Ed eccoci, studio legale dell'anno, diritto penale, noi ci ritroviamo. Ah, come siete belli! Bravi, belli e bravi, tutti e due. Scusate, magari vi impallo. Da questa parte, complimenti, complimenti, un saluto cumulativo. Avvocato Fornari, in questa serata dedicata ai principi del foro, lei e lo studio vi siete aggiudicati ben due riconoscimenti. Come commenta questa doppia vittoria? Beh, ovviamente è una grandissima soddisfazione. Devo dire, sono molto contento per la tipologia dei premi che abbiamo vinto, ma anche del fatto che oltre a vincere io aveva vinto lo studio. Una cosa che dico sempre, a me piace intendere la professione in modo corale, ho un gruppo di giovanissimi soci e colleghi che contribuiscono alla riuscita dello studio e consentono allo studio di dare una risposta sempre pronta al cliente, credo anche di qualità. E per me quindi un motivo di doppia soddisfazione, due premi di doppia soddisfazione. Sul fronte del diritto penale ambientale sta seguendo alcuni dei principali procedimenti che interessano i maggiori player dell'energia in Italia. Quale strategia ha adottato? Ma guardi, intanto c'è, diciamo, una linea di continuità che riguarda tutto il penale dell'economia, cioè sono processi molto tecnici in cui al di là delle competenze tipiche dell'avvocato penalista si uniscono delle competenze più tecniche sulle diverse materie, evidentemente qui parliamo di ambiente. Quindi l'approccio è di uno studio capillare di ogni singolo atto, processo. Insieme a questo, diciamo, la preparazione di ogni singola fase del processo è particolarmente accurata. In questo caso poi il processo è un processo che vede confrontarsi diversi diritti fondamentali, sono tutti diritti costituzionalmente garantiti. Naturalmente il diritto ad un giusto processo, ovviamente trattandosi di un processo penale, ma ci sono di mezzo ambiente, salute. Quindi, diciamo, intorno al processo si formano una serie di interessi rilevantissimi, ovviamente l'interesse economico anche. Quindi è un processo che va affrontato tenendo conto di tutte queste dinamiche. L'avvocato penalista ha il ruolo di difendere al meglio, il cliente, in questi casi, appunto, come lei diceva, quasi frequentemente, quasi sempre, sono clienti di straordinaria importanza anche economica per il paese. E quindi l'impegno è massimo, si lavora in equipe e si cerca di dare il massimo del risultato.
Però non solo studio e alle aule di tribunale. Fornari Associati è particolarmente attivo anche nelle attività convegnistiche. Ci può anticipare alcuni dei prossimi appuntamenti? Guardi, intanto non a caso, diciamo, credo che il tema ambientale sarà oggetto di un convegno importante. Per gli stessi motivi che dicevo prima, il diritto ambientale e i processi di penale ambientale sono molto attuali. Le tematiche ambientali e il confronto, appunto, come dicevo prima, dei temi dell'ambiente con quello della salute e degli interessi economici delle grandi aziende sono temi di grande attualità. Quindi noi sicuramente faremo un convegno per confrontare anche questi mondi diversi e metterli a discutere. È vero che ci piace molto occuparci anche degli aspetti dei convegni, credo che siano un arricchimento, invitiamo sempre altri professionisti e altre professionalità diverse da quelle degli avvocati penalisti. Accanto a questo scriviamo anche molto, ciascuno dei miei colleghi, dei miei collaboratori scrive su molte riviste, e io stesso lo faccio frequentemente, sono l'altra parte dell'attività che aiuta a tenere il cervello in allenamento.